Allora, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto io vi parlerò un po' meno di dadi, perché a quest'ora credo che sennò vi addormentate tutti e credo che dopo non mi starete neanche a sentire. Comunque io vi dico, per la prima volta l'Italia è indietro, come sempre, su tante tematiche, anche come quella dell'immigrazione e dell'integrazione, però questa volta siamo fortunati ad essere più indietro. Perché? Perché così abbiamo l'esempio di Francia, Belgio, cioè per la prima volta nella storia si è verificato che arriviamo tardi e ci è andata bene, perché così possiamo vedere i risultati che ci sono stati in Europa. E perché vi dico questo? Perché l'Europa ha fallito totalmente sui piani di integrazione. E questo perché? Perché credeva di integrare le persone con il buonismo, con la pietà, dando assistenza, e le balie sono una delle forme. Io sono delle Marche, quindi vengo da Macerata, dove abbiamo una situazione sull'immigrazione abbastanza critica, visto anche gli eventi, ultimi eventi da Pamela eccetera che ci sono stati, da Traini, che è un po' il Traini della situazione, è un po' l'italiano che si è stancato, e probabilmente tante persone l'hanno pensato e nessuno l'ha fatto, invece lui sì, proprio perché tutte queste persone le abbiamo ammassate, gli abbiamo dato un'assistenza continua, credendo che noi, va bene, con 600 euro al mese, 700 che gli diamo, li teniamo buoni, tranquilli, e a noi non ce ne frega niente se i figli vanno a scuola o non vanno a scuola, però li teniamo buoni, abbiamo la coscienza pulita e stiamo tranquilli. E questo è quello che ha fatto la Francia, Belgio e tanti altri paesi europei, coccolandoli in questi ghetti dove di integrazione non c'è nulla, perché stanno sempre tra di loro, in 75 nazionalità diverse, e quindi cosa possono assimilare di un paese? Nulla. Perché voi siete italiani per la vostra storia, per quello che vi hanno tramandato i vostri genitori, i vostri nonni, per quello che vi hanno insegnato a scuola. E se noi vogliamo, se vogliamo integrare leggermente queste persone, perché sarà un compito arduo, difficilissimo, dobbiamo partire dall'istruzione, primis. Perché la scuola, infatti io trovo insensato dover dare uno ius soli per forza appena nati, ma cosa, che senso ha? Quando quel bambino magari a 18 anni vorrebbe dire no, guarda, io mi sento più nigeriano, voglio tornare in Nigeria, portare avanti il mio paese. Ok? Allora noi dobbiamo cercare di integrare queste persone, dargli un'istruzione, e quindi la legge attuale va benissimo perché diamo la nazionalità a 18 anni e noi abbiamo un percorso storico di questa persona, giuridico, perché naturalmente tu sai quello che ha fatto in questo percorso di 18 anni, e quindi naturalmente posso sentirmi libero e poter accettare la scommessa e dire va bene, ti do la nazionalità perché la tua pedina penale è pulita, so il tuo percorso storico, non sei un islamista domani mi ritroverò con la catena e le bombe sotto magari Montecitorio, vabbè forse lì farebbero bene, no? Scherzi a parte, ma però sicuramente ho delle persone che si sono integrate nel tessuto sociale italiano, e questa è l'integrazione, perché noi dobbiamo avere un percorso formativo di questi ragazzi e non possiamo ghettizzarli tutti in determinati luoghi, perché ci sono luoghi anche di Roma che voi conoscete benissimo dove appartiene solo a determinate etnie, dove se un italiano passa alle 10 di sera pensa di essere stato catapultato in Bangladesh o addirittura a Nairobi o in un altro paese. Invece io credo che l'identità italiana deve servire ad integrare, e poi sono loro che devono integrarsi al nostro tessuto sociale, perché sono loro che vengono nel nostro paese. E quindi io credo che questa cosa io l'ho fatta in principio nella mia vita, e credo che sia il giusto mezzo per integrare le persone, e spero e cerco sempre di andare in giro a raccontare la mia storia per far capire agli italiani che queste persone devono innanzitutto essere sempre alla ricerca di un lavoro, di un qualcosa che li inserisca nella società. Quindi noi da italiani possiamo solo, o da politici o quello che è, mettere delle regole severe, che comunque il lavoro, l'istruzione devono essere dei pilastri fondamentali per integrare per queste persone. Se noi vediamo il modello australiano, non vi dico che è perfetto,
Ma quasi. Perché comunque, adesso ci sono tanti ragazzi comunque che sono qui da anni e quindi naturalmente hanno fatto un percorso, ma ci sono anche ragazzi che improvvisamente scendono dal barcone, naturalmente essendo un minore va tutelato e quindi dobbiamo cercare di integrarlo nella società e dobbiamo cercare comunque di insegnare la nostra cultura, insegnare quali sono i valori di questa società che deve rispettare, perché se non rispettano noi non ci sarà integrazione, si ghettizzeranno sempre di più e alla fine la minoranza sarà quella italiana, sarà l'italiano che dovrà sempre dir di sì, sarete voi a dover abbassare sempre la testa. E l'esempio lampante è che quando vai in una scuola non si può fare il presepe perché se no non diamo rispetto a queste persone. Io vi dico, il paese Italia, vabbè, un paese laico, eccetera, però naturalmente ha una cultura cattolica molto forte, è un'identità nostra. Molti di voi in tutta la loro vita andranno in chiesa una volta solo, però fa parte di un'identità che è nostra, che appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura, e tale deve rimanere. Non possiamo privarci di cose importanti per noi per integrare loro, sono loro che si devono integrare alla nostra società. Ed è per questo che allora possiamo avere modelli come Tony, come Kaftar, come me e tanti altri che ci sono in giro per l'Italia. Ma siamo noi a non dover chinare la testa su alcuni temi fondamentali che sono la nostra identità. Se voi andate in un paese islamico, andate in giro per strada o andate in una moschea, vi dicono mettetevi il velo, perché qua siamo a casa nostra e funziona così. Loro non abbassano la testa e voi vi integrerete per forza, perché per forza vi metterete il velo, perché se no prendono, vi rimettono dentro l'aereo oppure vi arrestano. È questo che dobbiamo tornare a fare, essere nazionalisti, avere un'identità, di dire noi siamo italiani, questa è la nostra cultura e questo è il nostro orgoglio e qua vanno rispettate determinate regole, senza assistenzialismo, perché l'assistenzialismo è la peggiore delle malattie, è la peggiore malattia. Io voglio prendere una persona, qualsiasi di voi, e dirvi guarda vi do 1.000 euro al mese, state a casa tutti i giorni, alla fine dei 10 anni, quando io vi dirò venite a lavorare, voi mi direte di no. Perché l'assistenzialismo funziona così, diventa un'abitudine, diventa qualcosa che dopo si immerge nel loro tessuto sociale, dopo diventa un obbligo. Io ero a fare la fila in un ospedale con la mia fidanzata, vi faccio questo esempio facile, poi chiudo. Praticamente tutti in fila con il biglietto e arriva una signora rumena, pretendeva di passare per prima, senza nessuna urgenza. Questo perché? Perché li abbiamo abituati ad avere la meglio sempre, perché dopo c'è la parola, ah no, sei razzista. No, io a mezz'ora che sto qua, tu arrivi da 5 minuti, vuoi passare prima di me, non è questione di razzismo, è questione di buonsenso. Quindi io ho fatto un piccolo esempio che sicuramente avreste riscontrato nella vostra vita di tutti i giorni. E vi lascio con un messaggio, adesso bando ai dati dell'immigrazione eccetera, perché li sappiamo tutti, ma dobbiamo ritrovare questa identità italiana, che non significa essere razzisti, significa amare se stessi, amare il proprio popolo, amare la propria storia e la propria cultura. E sono sicuro che se voi amerete voi stessi, loro vi ameranno altrettanto. Questo è il messaggio che vi voglio lasciare. Amate voi stessi, la vostra cultura, anche perché è una delle più invidiate al mondo. Oggi sono passato per Roma, non c'è un posto dove non alzi gli occhi per guardare la bellezza. E vi dico una cosa, visto che siamo a Roma, vi faccio un esempio. L'impero romano era uno degli imperi più multiculturali della storia. Quando è che l'impero romano ha perso la sua battaglia? Quando ha perso la sua identità? Quando, per paura dell'altro, ha ceduto su alcuni temi fondamentali? Quindi, no, qui non, come dico sempre, qui è una questione di 0% razzismo e 100% identità. E sicuramente allora, quando voi
avrete questi punti ben chiari, allora non vedrete più né il colore della pelle né da dove viene la persona, ma vi riconoscerete in alcuni punti fondamentali della vostra identità. È questo che voglio, questo messaggio ve lo voglio lasciare con il cuore. Io ci credo a queste battaglie e continuerò sempre. Lascio la parola al grande senatore Toni Uovi e vi ringrazio di esservi stati a sentire.